Grazie Presidente. Questo decreto ci arriva con una procedura che, benché oramai consueta, non la rende meno inaccettabile. La Costituzione prevede l'esame da parte di entrambe le Camere. Ora si è scoperto che è impossibile, però fino a un paio d'anni fa era possibile, lo si faceva sempre. Durante la Prima Repubblica, durante la Seconda Repubblica, la stragrande maggioranza dei decreti legge venivano esaminati realmente da entrambe le Camere, quasi sempre senza fiducia. Ora è chiaro che una seconda reale lettura, e cioè dove si può intervenire, è impossibile, perché la Camera lo tiene questo decreto per 50 dei 60 giorni entro i quali va convertito in legge, per cui si arriva qui e non si può più dire nulla. Per cui il bicameralismo, che è scritto nella Costituzione, è stato confermato da un referendum, viene calpestato. Ora, può succedere qualche volta, nel grande momento dell'emergenza, nella primavera 2020, ci poteva essere anche questa ragione, ma il fatto che ci sia questa prassi dappertutto, su tutti gli argomenti, questo è veramente inaccettabile. C'eravamo tutti quando il neo rieletto Presidente Mattarella parlò e disse nel suo discorso di insediamento, e disse che va evitata la compressione delle prerogative del Parlamento, della Camera e del Senato, e va valorizzato. Cioè, tutti abbiamo applaudito, e poi tra coloro che applaudono ci sono coloro che continuano a promuovere questo inaccettabile modo di procedere che va contro la Costituzione. Venendo al merito, noi ci troviamo a discutere ormai al 17 maggio di termini scaduti o ripristinati il 30 aprile, per cui ci troviamo proprio a fare un lavoro sul passato. Ma chi veramente ha la testa rivolta al passato è il governo, che continua a mettere avanti delle restrizioni che sono pressoché uniche al mondo, non prestando alcuna attenzione né a quello che succede all'estero, né alle esperienze italiane, né ai numeri che lo stesso governo, gli organismi governativi trovano e diffondono. Allora, è vero che in questo decreto, che infatti è battezzato riapertura, in realtà è richiusure, perché c'era una serie di misure che scadevano, sarebbero scadute, vengono prorogate. Viene prorogato fino a dicembre l'obbligo vaccinale per tutto il settore della sanità. Viene prorogato fino al 15 giugno l'uso delle mascherine. Allora, io ho una domanda precisa da fare ai rappresentanti del governo. Stranamente, qui c'è sempre la assoluta, straordinaria necessità e urgenza di approvare questi decreti, ma il ministro Speranza non lo vediamo mai. Naturalmente, tutto il rispetto per i rappresentanti del governo, del sottosegretario Sileri, che è presente, l'altro sottosegretario, però se facesse vedere che è importante anche per lui, e non soltanto per imporre obblighi e limiti e divieti agli italiani, non sarebbe male vederlo. Così magari ci potrebbe spiegare come mai ha mentito al Parlamento per coprire la sua inadempienza nel rinnovare il piano pandemico. E ricordo che in questa pandemia sono morte decine e decine e decine di migliaia di persone, forse qualcuna in meno sarebbe morta se ci fosse stato un piano pandemico aggiornato anziché averne uno vecchio di quasi 20 anni. Allora, questo forse dovrebbe fare il ministro, oltre a imporre limiti, divieti e così via. Ma io ho una domanda da fare a tutti i membri del governo che vanno all'estero, dove ormai l'obbligo delle mascherine non c'è più, in alcuni paesi non c'è mai stato addirittura, vanno lì senza mascherine e poi vengono qua e lo impongono ad altri, segnatamente al vertice di Bruxelles ormai 2 mesi fa. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, c'era anche il ministro degli esteri, Luigi Di Maio,
che con tutti gli altri presenti, il presidente Biden, il cancelliere Scholz, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, tutti gli altri vertici mondiali erano in questa riunione senza mascherine né all'aperto né al chiuso, senza distanziamenti particolari, anzi baci e abbracci, tutti senza mascherina. Ed erano 2 mesi fa. Allora, io ho una domanda molto precisa da fare. Adesso il sottosegretario Sileri, ho parlato troppo bene di lui, se n'è andato. È rimasto solo un sottosegretario impegnatissimo con rapporti telefonici. E vorrei che in sede di replica anche il relatore o soprattutto il rappresentante del governo ci rispondessero a questa domanda semplice semplice. Come mai il presidente del Consiglio Draghi va ai vertici internazionali senza mascherina, abbraccia persone anche di una certa età, lui stesso non è giovanissimo, e dunque no, maggiore rischio, e poi viene qua e impone ai bambini di 6 anni, anche se vanno alla scuola dell'infanzia, di mettere la mascherina fino al 15 giugno. Dov'è il criterio? Perché in Belgio, quando c'è stato quell'incontro, non era una eccezione che hanno fatto per sé. In Belgio, da mesi, come in quasi tutto il mondo, non c'è l'obbligo di mascherine. Allora, però non c'è neanche l'obbligo di non metterle. Allora, se il presidente Draghi pensa che la mascherina serva a ridurre, a contrastare la pandemia, perché non l'ha messa? Lui era libero di metterla e invece non l'ha messa. Poi viene qua e impone ai bambini di 6 anni di mettere la mascherina. Dove sta? Io voglio avere una risposta. Visto che il governo metterà la fiducia, io chiedo per esempio al ministro, sarebbe bello che venisse Speranza a porre la fiducia, sarebbe, o comunque al ministro d'incassi, come probabilmente verrà lui, di spiegarci questa, di rispondere a questa semplicissima domanda. E ricordo anche che ci sono degli studi che parlano delle possibili conseguenze negative nell'uso delle mascherine. Chi è evidente che riduce, che aumenta la presenza, la re-inspirazione di anidride carbonica, se ne parla molto ad altri propositi, è evidente che dà degli effetti che mettono a disagio le persone, sia irritazioni della pelle, nell'ambito didattico riduce enormemente l'interazione con l'insegnante, il vedere il labiale, poter vedere in faccia l'insegnante e l'insegnante vedere gli allievi è molto importante, perché altrimenti terremmo sempre, se la mascherina fosse utile. Basta ricordare che il dottor Giovanni Rezza, direttore del settore della prevenzione del Ministero della Sanità, ha scritto una lettera in risposta a chi glielo chiedeva dicendo di non essere in possesso di studi che dimostrano l'utilità e l'efficacia delle mascherine. Ricordiamo che questo virus è molto mutato. All'inizio le cose erano diverse, molto diverse. Ora con queste varianti, che sono assai meno micidiali, ma sono molto più contagiose, appare da molti studi che non c'è differenza. Sul Cochrane Library, che è una raccolta, un grande database di ricerche, è stato pubblicato un accurato studio dove dice che non si è riusciti a dimostrare l'efficacia dell'uso delle mascherine chirurgiche rispetto al non loro uso, e neppure è stata dimostrata una chiara differenza tra la mascherina chirurgica e la mascherina FFP2. E questo è solo un esempio. Qualche giorno fa è uscito uno studio del professor Benny Spira, in cui dice addirittura che secondo alcune analisi ci sono più contagiati dove si usa di più la mascherina, e questo tra l'altro è il caso dell'Italia, che ha numeri peggiori degli altri e obblighi pari a nessun altro paese. Chiudo con un dato. Il 22 luglio scorso il presidente Draghi ha detto che con il Green Pass ci sarebbe stata la sicurezza di trovarsi tra persone non contagiose e dunque non contagiate. La sua affermazione, che lui non ha mai smentito, non ha mai chiesto scusa, è stata smentita 5.181.909 volte. Da quel giorno, questo è il numero, 5 milioni
e molto di più di italiani si sono contagiati di Covid pur avendo i requisiti per il Green Pass. Anzi, ce n'erano di più ancora, perché ci sono altri 2 milioni e 300 mila contagiati tra coloro che avevano fatto due dosi da più di 4 mesi, ma siccome il Green Pass dura 6 mesi e fino al 31 gennaio durava addirittura 9 mesi, probabilmente sono molti di più. Di questi, restando solo quelli che hanno il 3 o più addirittura vaccini o 2 vaccini da meno di 4 mesi, 62.000 sono finiti in ospedale, 3.000 nelle terapie intensive e 9.805 sono morti. Allora, forse qualcuno ha detto: ah, visto che ho il Green Pass, visto che il Presidente del Consiglio ha detto che siamo al sicuro, io non osservo più termini prudenziali. Allora, quando si comunica su argomenti di questo genere, bisogna fare non propaganda, ma bisogna fare verità. Questo è quello che noi chiediamo: verità.